Progetto benefico importante in Lombardia. Un bellissimo progetto portato avanti dai nostri ordini dinastici in Lombardia. Questa sera è una bella serata in favore dell'Ente Nazionale Sordi e sono proprio felice di poter portare questo aiuto, grazie ai nostri cavalieri e alle nostre dame, all'Ente Nazionale Sordi. Però gli ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro sono in tutta Italia, facciamo opere di beneficenza in tutte le regioni d'Italia, in 17 paesi anche esteri, e devo dire quest'anno festeggiamo il nostro 450esimo anniversario e abbiamo fatto molto, facciamo molto e proviamo sempre di fare il più possibile in Italia come all'estero. E fai un appello a tutti i cavalieri, alle dame, ai nostri ordini che ci seguono sui nostri canali social. L'appello ai nostri cavalieri e alle nostre dame è semplice, noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché gli ordini non vanno avanti senza l'aiuto delle nostre dame e dei nostri cavalieri. Dunque già stanno facendo molte cose, ma credo che si potrebbe fare ancora di più e conto su di voi veramente, perché tutte queste persone che sono qua danno della loro persona, l'Italia ha bisogno di tanto aiuto e noi siamo qua per aiutare e voi siete qua per aiutare. La delegazione Lombardia sempre in prima linea. Sempre in prima linea nel tentativo di fare più bene possibile a chi ne ha bisogno, questa sera in particolare con l'aiuto e la presenza del principe Emanuele Filiberto. La delegazione ha deciso di sostenere il progetto Ascoltiamoci del Consiglio regionale Lombardia dell'Ente Nazionale Sordi. Il progetto Ascoltiamoci è un progetto estremamente importante perché si rivolge ai ragazzi e alle famiglie che hanno necessità di assistenza psicologica e la fornisce attraverso la lingua italiana dei segni. È un'iniziativa che è iniziata l'anno scorso ad opera di Regione Lombardia e che prosegue quest'anno con il sostegno degli ordini dinastici e permetterà appunto a coloro che apparentemente non hanno alcuna disabilità di poter avere il sostegno psicologico necessario. I progetti della delegazione però sono molteplici, perché quest'anno è anche prevista l'erogazione di una borsa di studio presso l'Istituto Europeo di Design, e già dall'inizio dell'anno la delegazione ha fatto molta beneficenza di prossimità attraverso il dono di mascherine e altri generi sanitari ancora necessari in questo momento in cui continua a perdurare, seppur in modo molto minore, la pandemia. La serata di oggi è particolarmente importante perché, oltre alla presenza del principe ereditario, vede la presenza di circa 160 insigniti e amici degli ordini dinastici e vede riprendere un po' in modo compiuto l'attività in Lombardia, che non si è mai fermata anche nei momenti più duri della pandemia, ma che necessariamente ha dovuto essere ridimensionata. Quindi questa sera proprio qui ripartiamo a pieno con le attività della delegazione. Grazie. A cavallo, passo, sciavo mano, trotto, galoppo. E per le sempre migliori fortune dei nostri ordini e la gloria della famiglia reale, pronti per la carica, caricano!